i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sabato 29 aprile 2023, diario 1912, la calcio ecco day by day. Come sempre sono giorni dettati dalle notizie che ci riguardano direttamente, ma che riguardano direttamente tutte le squadre della Serie C, perché è lì il nocciolo della questione. Ovvero, ci avete seguito, immagino, in questi giorni, avete visto che poi le notizie sono state confermate anche ufficialmente già ieri. Playoff che partiranno l'11 di maggio con il primo turno del girone, poi si giocherà pochi giorni dopo il secondo turno dei playoff del girone e di conseguenza l'Eco tornerà in campo il 18. Ieri abbiamo scritto una cosa su questo, sulla nostra visione su questo argomento, la ripropongo anche qui. La mia idea magari la esplico un po' meglio avendo la possibilità di potermi prendere qualche minuto in più con voi attraverso questo canale, attraverso questa chiacchierata che cerco di fare con voi ogni giorno. Quindi 11, 14, 18, queste le tre tappe che porteranno al rientro in campo della Calciolecco. Blu Celesti che questa settimana si sono allenati, pochi giorni di allenamento a dir la verità, comunque era programmata una settimana scarica. Poi è chiaro che l'arrivo di questa situazione, comunque il concretizzarsi di questa situazione di cui si parlava già prima dell'ultima giornata della stagione regolare, ha portato a cambiare il programma, ovvero l'Ecco ha tra virgolette sospeso gli allenamenti, o comunque dopo la seduta di venerdì pomeriggio giocatori liberi, qualcuno ha fatto rientro a casa, qualcuno magari lo farà, chi è più vicino o via dicendo, gli altri comunque faranno un po' come meglio credono, no? Sono liberi di fare come meglio preferiscono. Giorni di riposo, ricorderete che il patron di Nuno ha detto ma questi giocatori hanno bisogno di stare 10 giorni a letto a riposare, mica di allenarsi, ormai sono scoppiati. Adesso magari io faccio le sue dichiarazioni, me le ripropongo con altre parole, però i toni erano quelli lì, non è che ci si muova più di tanto. Ecco, quindi settimana di lavoro, settimana corta di lavoro, adesso un nuovo stop e poi la ripresa nella prossima settimana. Poi fate conto che si dovesse andare a riprendere martedì 2 maggio, comunque poi si andrebbe verso una settimana piena di lavoro, poi ci sarebbe un'altra settimana piena di lavoro, quella dell'8-14, però da giovedì si dovrebbe già iniziare ad alzare notevolmente il ritmo. E questo è il problema. E qui vado sul discorso di cui vi parlavo prima. Proprio questo è il problema, ovvero ieri parlavo di questo argomento, delle seconde e delle terze che a mio giudizio sono quelle penalizzate da questa situazione. E il discorso è molto semplice. Negli anni passati, in cui tutto era regolare, si arrivava a fine stagione regolare, chi doveva giocare subito aveva una settimana di lavoro tipo e molto difficilmente, praticamente mai, si assisteva a grandi sorprese. Parlo per il Lecco. Il Lecco è arrivato due volte di fila male al finale di stagione e per entrambe le occasioni è uscito subito perdendo male, giocando malissimo, 1-4 col Grosseto, 0-2 con la Pro Patria. Era di fatto ancora una giornata molto legata, come se fosse la 39esima giornata della stagione regolare più che la prima dei playoff. È sempre stato così. Ora invece si va a mettere una sorta di muro, si va realmente a separare quella che è stata la stagione regolare da quello che sarà la fase playoff, con la differenza che chi ha fatto una stagione a mantenere un rendimento migliore, tipo l'Ecco, ma non solo, ovviamente non facciamo l'esempio su di noi perché è più facile, vale anche per il Pescara, per la Virtus Entella, per il Vicenza e via dicendo. Chi ha fatto la stagione regolare migliore oggi paradossalmente rischia di avere l'effetto boomerang, ovvero quello del troppo riposo, quello che può, anzi io credo inevitabilmente ridurrà il giusto livello di tensione che ci deve essere. Io oggi sono andato a riguardarmi il playoff dell'anno scorso, il tabellone delle fasi nazionali. Da Feral Pissalò lo scorso anno riuscì a subentrare facendo delle ottime cose, trovò il Pescara, lo buttò fuori subito 3-3 all'Adriatico,
Monaco e 2-1 in casa, e lì si arrivava comunque da percorsi simili. Poi fate conto che a Feral Pisano trovò la Reggiana, sulla carta nessun pronostico. 1-0 a Salò e 1-2 a Reggio, sulla carta non c'era partita. La Reggiana disputò una serie pessima, completamente senza ritmo, e questo è un argomento non di poco conto, vale anche se vogliamo per il Catanzaro. L'anno scorso subentrò, incrociò il Monopoli, vinse all'andata, mi ricordo quella partita che la vidi integralmente, Monopoli disputò una partita migliore del Catanzaro, che poi vinse sugli episodi, e al ritorno comunque 1-0, il Monopoli giocò bene al ritorno. Il Padova l'anno scorso è arrivato secondo con la Juve Next Gen, fece una fatica pazzesca, vinse all'andata 1-0 giocando molto male a mio parere, perse 0-1 al ritorno rischiando di subire il doppio svantaggio e quindi di uscire, e non una questione di poco conto, ma veramente per nulla. Queste questioni non sono di secondaria importanza quando si sta fermi tanto tempo. Vero, le gambe sulla carta girano meglio, però uno, si ha anche più pressione perché si ha una maggiore aspettativa. Due, è chiaramente il corpo umano senza l'agonismo della partita vera. Possiamo fare tutte le amichevoli che vogliamo, ma partita vera è un'altra questione. Senza l'agonismo della partita vera ha un calo di tensione e non è così semplice riattaccare subito. È quello che si verifica con la pausa invernale, no? In cui sempre alla ripresa ci sono delle sorprese. Pensate all'Ecco quest'anno, è andato a giocare a Crema, non ha giocato un buon primo tempo, però si era ritrovato sopra 0-2 e poi ha smesso di dare la palla contro il Pergo, ne prese 4. E il rischio è che queste situazioni vengano a riproporsi, perché l'Ecco comunque non è una squadra matura in senso assoluto. Ovviamente ci sono dei giocatori che queste situazioni le conoscono, le vivono, ma ci sono anche tanti giovani, e tra l'altro l'Ecco non avrà Girelli e Zuccon sicuramente, perché se ne andrà in nazionale, quindi non lo avrà per tutta la cavalcata playoff realisticamente. Mentre poi per il discorso Girelli non ci sarà la prima partita, ci sarà al ritorno, e anche qui andata e ritorno, tempi strettissimi, questa non è la grande novità, ma comunque per le società è difficile. Questo che vi ho portato è un tema. Il tema 2, che non è di poco conto, vi metto nelle condizioni ovviamente dell'Ecco di turno. L'11 vede giocare qualcuno, il 14 vede giocare qualcuno più quelle che subentrano, e poi lunedì conosce le sue avversarie. Lunedì 15 va a conoscere le sue avversarie tramite sorteggio, quindi hai pochissimo tempo per preparare una sfida con la tua avversaria. Metti caso che ti ritrovi a dover andare Foggia, Cerignola, per dire quelle più lontane rispetto a noi, 7-8 ore di trasferta, ecco che la questione diventa tosta la preparazione, si va a incrociare un ambiente tosto dopo dopo 25 giorni di disabitudine da questo tipo di ambienti. Tra l'altro l'Ecco non è una squadra che quest'anno ha fatto esattamente bene in trasferta, quindi credo sia fortemente penalizzato da questo slittamento. Non ne faccio una colpa alla Lega, perché la Lega, anzi, da questo punto di vista non ha modo di incidere e decidere, ha fatto la FIGC e quindi i tempi sono i suoi, ci sono i tribunali, ci sono eventualmente altri processi che si possono portare avanti, il CONI, il collegio di garanzia e via dicendo. Questo per quanto ci riguarda. Amplio lo sguardo, ieri è arrivato il discorso Siena a un nuovo passo, ovvero il famoso reclamo del Siena sul primo meno 2 è stato respinto dalla Corte Federale d'Appello, che quindi ha confermato quella che era stata la prima penalizzazione comminata per il mancato pagamento, versamento delle ritenute IRPEF relative al periodo novembre-agosto 2022 e le mensilità di ottobre 2021. Quello meno 2 rimane, il Siena potrà proseguire, c'è però sempre il discorso sul secondo deferimento che è arrivato ieri e quindi aggiungerà altra carne al fuoco, però quel deferimento realisticamente
parlando dovrebbe essere superiore, non un altro meno 2, piuttosto un meno 4, perché c'è la recidiva, quindi diventerebbe un meno 6 che porterebbe il Siena fuori dalla zona playoff, renderebbe quindi irraggiungibile il Recanatese, il Rimini e via dicendo. Questo lo dico anche perché anche Limonese ieri ha ricevuto 4 punti di penalizzazione sulla stagione corrente, più ci sono inibizioni, ammende, via dicendo, e di conseguenza vale anche per Limonese il discorso della recidiva. Aveva già avuto 2 punti di penalizzazione, era riuscita comunque a arrivare ai playout, invece così facendo Limonese se ne andrà dritta in Serie D. Ovviamente ha preannunciato reclamo, giustamente, per difendersi, però il rischio è che si vada ancora avanti. Per il momento comunque la Lega ha scelto di mandare avanti quantomeno il discorso playout, perché poi non sono legati i playout rispetto agli altri gironi. Per quanto ci riguarda, confermate il 6 maggio Binolef Mantova e Triestina San Giuliano, girone B San Donato Alessandria più questo asterisco di Molese Vispesaro, girone C Jamison Messina con l'asterisco di Monterosi, Turris e Viterbese che sono coinvolti. Monterosi e Viterbese aspettano risposta sul loro reclamo, che se andrà come per quanto riguarda il Siena non cambierà la classifica. Viterbese sicura di riavere i punti, il Monterosi no, e la Turris guarda e spera sostanzialmente, perché potrebbe essere appunto scavalcata dal Monterosi con la restituzione dei punti, di fatto è parte molto interessata. E invece per quanto ci riguarda anche c'è un asterisco su quel Triestina San Giuliano, ovvero se ieri avete seguito sono arrivate poi un po' di novità sulla tarda serata e via dicendo, ovvero il Pergo ha fatto aprire, o meglio ha dato l'avvisaglia sul discorso con la Triestina. Per non sapere leggere e scrivere, Fogliazza, il DG del Pergo, ha detto: guardate che i nostri giocatori sono stati avvicinati, hanno ricevuto delle avance, mettiamola così, per alterare il risultato della partita fondamentalmente. Di conseguenza, senza saperne leggere né scrivere, il Pergo si è tutelato in questo modo, comunque mettendosi al riparo, io credo, da responsabilità oggettive, perché le combin eventualmente è chiaro che avrebbero risvolti molto pesanti anche per il Pergo, però così facendo la sua parte l'avrebbe fatta, avendo avvisato, avendo chiesto di mettere gli occhi su questa gara. Ci sarà tutto da accertare sull'effettivo illecito sportivo, se così sarà o meno, però anche Triestina San Giuliano oggi ha un asterisco sopra. È un asterisco non di poco conto, perché comunque c'è poco più di una settimana per bloccare eventualmente questa partita, questo Triestina San Giuliano, e se dovesse essere accertata anche qui la necessità di dare delle penalizzazioni alla Triestina, tornerebbe in gioco il Piacenza, così come l'Albino Leffe potrebbe dover vedere la sua posizione mutata in graduatoria, vantando una miglior classifica proprio con il Piacenza. Quindi qua potrebbe comunque cambiare qualcosa, potrebbe essere Albino Leffe San Giuliano Piacenza Mantova alla fine il playout, l'accoppiamento dei due playout. Ci sono troppe cose, veramente troppe cose di cui dover ancora discutere, pur essendo ormai terminata la stagione. Insomma, il solito gran casino che non si verificava in realtà da un po' di anni, ma che quest'anno si sta sfogando in tutta la sua potenza. Ricorderete che questo campionato è partito tardi, la coppa è stata spostata, adesso ci sono questi problemi, il ritorno delle purtroppo consuete penalizzazioni, pur non toccandoci direttamente, o comunque ci sono state negli altri gironi, adesso ricorsi, controricorsi, nuovi deferimenti, nuove penalizzazioni, pure potremmo avere un caso di illecito sportivo che potrebbe rappresentare una sorta di buco nero per la Triestina, che già le sue difficoltà sportive le ha avute, ma che insomma anche da quanto ci risulta non è così tranquilla anche sotto altri aspetti. Insomma, ci sono un po' di beghe ancora aperte a questa Serie C, che tra le altre cose in realtà dovrebbe anche discutere con una certa tranquillità del proprio bando sui diritti televisivi per credo il triennio 23-26, ma che per quanto ci riguarda oggi come oggi non ha dato notizie su quello che sarà il broadcaster DAZN Eleven, quindi con continuità rispetto al passato. Sky fa il colpaccio, non so, è una questione
primaria, anche questo, insomma, Marani c'ha i suoi bei casi da dover dirimere, anche se, come abbiamo detto, di fatto la Lega Pro oggi come oggi non ha potere decisionale su queste vicende, perché tutto in mano alle federazioni, alle procure e via dicendo. I tempi sono stretti, e anche lei si aspetta di saperne un po' di più. Buon fine settimana a tutti, buona giornata, ovviamente, forza Lecco sempre.